Tutti, come avete visto dal titolo, oggi parliamo degli sconti del 20% della casa editrice Einaudi che sono attivi ora dalla metà di febbraio, mi pare tutto il mese di marzo, comunque buona parte del mese di marzo. Gli sconti riguardano il catalogo dei tascabili, quelli che non siano stati pubblicati negli ultimi 6 mesi. Quindi oggi parliamo di consigli d'acquisto che io vi voglio dare in merito appunto a questi sconti. Vi mostrerò anche qualche acquisto che io ho già fatto e vi parlerò anche della mia wishlist. Allora, sono stata molto indecisa se fare o meno questo video, poi alla fine ho deciso di farlo anche perché qualcuno tra voi me l'ha richiesto. Perché sono stata indecisa? Perché Einaudi è una delle case editrici più grandi, più storiche, più famose d'Italia, che pubblica moltissimi autori veramente tanto importanti, sia dal punto di vista dei classici, sia dal punto di vista della letteratura contemporanea, che moltissimi lettori conoscono perfettamente. Quindi, in un certo senso, mi sembrava ridondante, un po' pleonastico, e il mio timore è quello di ribadirvi cose che io vi ho già detto più volte o di fare un video uguale a quello che potrebbe fare qualsiasi altra persona che legge, che comunque condivide le sue opinioni di lettura su questa piattaforma. Ho deciso però di farlo lo stesso perché ho capito un po' come strutturare questo video e al di là di qualche consiglio generalizzato che vi darò all'inizio, ho voluto tirar fuori dei libri che alcuni sicuramente sono famosissimi e sono di autori che la maggior parte di voi conosce veramente bene, però insomma vi voglio spiegare perché mi piacciono così tanto, altri magari sono un pochino più di nicchia, fra un milione di virgolette, quanto può essere di nicchia un autore pubblicato da una casa editrice così potente come Einaudi. Allora, direi che possiamo cominciare. Ovviamente vi citerò tanti libri, non mi soffermerò moltissimo su ognuno di questi perché, come ovvio, altrimenti faremmo notte. Allora, in linea generale, di Einaudi vi consiglio tutti i classici che vi vengono in mente. Secondo me, quando c'è questo tipo di scontistica, è bene approfittare soprattutto ad acquistare quei libri che prima o poi vorremmo tantissimo leggere. Einaudi pubblica moltissimi classici dell'Ottocento, di tantissime nazionalità. Come saprete tutti, ha ripubblicato anche abbastanza di recente, ad esempio, i classici russi in nuova traduzione. Io ho letto tantissimi classici Einaudi nella mia vita, ma sono tutti molto vecchi perché, li ho letti parecchi anni fa. Adesso, appunto, sono stati ripubblicati con nuove traduzioni e questo potrebbe essere veramente molto interessante. Ovviamente, a parte i classici russi e di tutte le altre nazionalità, francesi, inglesi e chi più ne ha, chi più ne metta, pubblica moltissimi autori del Novecento italiano di grandissimo valore, dalla letteratura partigiana, partendo da Fenoglio, che io adoro, a Cesare Pavese, a Natalia Ginzburg, Elsa Morante. Tra i libri che io ho letto di questi autori, senza dubbio vi consiglio La storia di Elsa Morante, che è un libro secondo me straordinario. Si occupa di raccontarci la vita di una madre e di un figlio piccolo, che nasce nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il dopoguerra, e lo fa in un modo meraviglioso. Cioè, noi riusciamo ad avere da Elsa Morante un quadro della società, della politica, della guerra, della resistenza in quel periodo storico, però focalizzati sulla vita privata, sulle esperienze di vita di una donna comune e di suo figlio. Riesce ad arrivare, secondo me, a delle vette di empatia e di commozione inarrivabili, senza scadere mai nel melodramma, nella lacrima facile. Al contempo riesce a darci un quadro così bello, ampio, di quel periodo storico. È veramente un libro straordinario. Per quanto riguarda Fenoglio, io ho letto Il partigiano Johnny tantissimi anni fa, quindi non mi voglio esprimere. Ho letto invece più di recente, giusto nel mese di gennaio, ve ne ho parlato
nel video dei libri letti a gennaio una questione privata. Io amo Fenoglio soprattutto per la prosa, al di là del valore della sua opera all'interno della letteratura partigiana, mi piace la sua prosa perché è una prosa decisamente internazionale. Il gusto e anche la cultura di Fenoglio è un gusto che si rifà tanto alla letteratura anglofona, è molto poco provinciale, nonostante parli moltissimo d'Italia, e la sua prosa è una prosa sicuramente molto colta, anche se decisamente avvicinabile. Un classico che ormai può essere considerato tale, secondo me, secondo tanti, che è stato molto bistrattato in Italia e riconosciuto troppo tardi, è sicuramente L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Quando vi farò vedere i libri in edizione Super Coralli è perché ce li ho così io, ma tutti quelli che vi mostro sono editi ora nei tascabili e li potete acquistare col 20% di sconto. In ogni caso date una controllata per sicurezza. Questo libro è un libro che mi ha colpita nel profondo, ha una storia editoriale allucinante, è stato pubblicato postumo in Francia. In Italia non l'aveva voluto nessun editore. Mentre Goliarda Sapienza, questa autrice catanese, era in vita, ma anche dopo, quando dei suoi amici si sono occupati della pubblicazione del libro, è stato rifiutato da più parti, da più case editrici. È stato adorato in Francia e ci siamo presi anche una bella sgridata perché non avevamo dato il giusto onore, a questa scrittrice, ed è poi stato pubblicato da Einaudi. Allora, è un libro secondo me di una potenza straordinaria. Tratta della vita di una donna modesta che nasce il 1° gennaio del 1900 e vediamo la sua vita fino alla sua vecchiaia. Quindi, di fatto, leggiamo qui dentro un secolo di storia d'Italia a partire dalla Sicilia. E la vita di questa donna straordinaria che nasce poverissima, ma che avrà una scalata sociale incredibile, una donna coraggiosissima, una donna che vedrà nella cultura e nella lettura la sua possibile salvezza, una donna estremamente scaltra, assolutamente non univoca dal punto di vista della moralità, nel senso che è una donna che per farsi spazio si macchierà anche di azioni estremamente crudeli, ma è anche una donna molto molto libera dal punto di vista delle passioni, dell'amore, è una protagonista di una potenza estrema. Sicuramente questo libro ha qualche difetto, tra 1 milione di virgolette. Probabilmente a un editing oggi uscirebbe un po' limato, specialmente nella parte centrale e specialmente per quanto riguarda qualche incastro di trama che qualche lettore ha letto un po' forzato. Ma la potenza, l'impellenza, oserei dire, l'urgenza di questa scrittrice nello scrivere questa storia, secondo me, offusca qualsiasi tipo di difetto, ed è un libro che vi consiglio assolutamente moltissimo. Poi, Einaudi si occupa tantissimo anche di letteratura americana, ha tantissimi autori americani importantissimi in catalogo e non si può assolutamente prescindere da loro. Devo dire, tra l'altro, che io sono molto dentro questo mood proprio in questo momento della mia vita, quindi ora facciamo una specie di così, di carrellata di autori di letteratura americana in catalogo Einaudi e che io vi consiglio tantissimo. Allora, Einaudi pubblica Fitzgerald. Ovviamente, per quanto riguarda i classici, tantissimi classici li potete trovare in tantissime case editrici diverse. Ecco, quindi Einaudi pubblica Fitzgerald, ma lo pubblica anche, credo, no, sicuramente Mondadori e Feltrinelli, ad esempio, come tantissimi altri classici. Faccio questa premessa, specialmente per quanto riguarda Fitzgerald, perché devo così segnalarvi una cosa, soprattutto per quanto riguarda la traduzione di Einaudi. Io, Edith Einaudi, ho letto Il Grande Gatsby e Tenera la notte. Sono entrambi tradotti da Fernanda Pivano, che è la traduttrice storica di Fitzgerald.
esponente tra gli intellettuali italiani tra i più importanti del Novecento. Infatti, vorrei leggere anche qualcosa di suo. Ha scritto qualcosa di non fiction in merito al suo lavoro nelle case editrici, al suo lavoro come traduttrice e anche agli incontri che lei ha avuto, le conoscenze che lei ha avuto con moltissimi scrittori importantissimi dal punto di vista internazionale. È una donna che come intellettuale stimo moltissimo. Io non sono assolutamente in grado di valutare il fatto che le traduzioni di Fernanda Pivano siano più o meno corrette, ma so che ormai vengono considerate superate perché contengono, a detta di chi se ne intende, degli errori di traduzione, ma soprattutto hanno molta preponderanza a livello di stile della traduttrice, cioè Fernanda Pivano ha interpretato molto a livello personale la sua traduzione, quindi ha dato diciamo una chiave di lettura abbastanza personale alle traduzioni dei libri di Fitzgerald. È un po' quello che ha fatto Cesare Pavese con Moby Dick, ad esempio. Leggere la traduzione di Cesare Pavese di Moby Dick non fa leggere soltanto Herman Melville, ma fa leggere anche Cesare Pavese. È un po' quello che è successo nel caso delle traduzioni di Fernanda Pivano. Allora, io li ho letti, tradotti da lei, e ho amato moltissimo la lettura di questi due romanzi straordinari. Tenere la notte è il mio preferito, ve l'ho detto un milione di volte. L'ho apprezzata moltissimo questa lettura, però non vi nego che sarei molto molto curiosa di leggere almeno Il Grande Gatsby in un'altra traduzione per poterlo confrontare, appunto. Ve lo segnalo, ecco, giusto così. Comunque, insomma, io ho amato queste due letture. Arrivando alla contemporaneità, non posso non citarvi degli autori mastodontici pubblicati da Einaudi. Primo fra tutti Polostero. Io di Polostero ho letto solo due libri, ma vorrei leggere molto altro. Allora, in realtà io ho iniziato con il libro che viene più sconsigliato per conoscere l'autore, ovvero con Trilogia di New York, che è in un'edizione vecchissima, la mia, ma è stato riedito in edizione più nuova. Qualsiasi traduzione comunque, ha solo una veste grafica diversa. Allora, perché è un libro molto particolare e potrebbe anche forse allontanare dalla lettura di altro scritto da Paul Auster, perché sicuramente questo è uno dei suoi libri che traduce di più in pagina l'ispirazione postmoderna dell'autore, che sì è influenzato dal postmodernismo statunitense, ma non è un autore alla De Lillo, tanto per dire che tra l'altro pubblica Einaudi anche quello, ma io non l'ho mai letto, quindi non ve lo posso consigliare. Trilogia di New York è un libro molto molto particolare, si tratta appunto di una trilogia. Sono tre racconti in qualche modo interconnessi tra loro che hanno una specie di trama che li tiene insieme quasi una detective story, un mystery. Ma prendetelo tutto molto col beneficio di inventario, tutto ciò che vi sto dicendo, perché è tutto molto simbolico in realtà, anche le trame, i collegamenti tra questi tre racconti, tra questi tre racconti lunghi, novelle, sono tematici e simbolici, o forse qualcosa di più, ma tutto sta che cosa ci volete vedere voi. Sicuramente sono storie estremamente intense. Secondo me il modo migliore per leggere questo libro è non cercare di capire a tutti i costi, ma di farsi trasportare all'interno di una New York che evidentemente Paul Auster ama moltissimo, pur riconoscendone le problematiche. È un viaggio all'interno della solitudine dell'uomo e della ricerca di un'identità, di una propria esclusiva personalità. Per questa stranezza, in un certo senso, si consiglia di leggere altro dell'autore prima di Trilogia di New York. Io da Trilogia di New York sono stata folgorata e onestamente credo anche poco ai consigli del da dove cominciare per conoscere un autore. Secondo me bisogna cominciare da quello che vi attira di più, da quello da cui vi sentite chiamati di più. C'è
Certamente questa non è una lettura semplice, questo ve lo devo dire. Molto più lineare, nonostante la struttura particolarissima, è 4-3-2-1. Anche qui abbiamo il grande tema dell'identità, anzi qui direi che è il grande tema di questo romanzone, cioè quello dell'identità. Noi abbiamo un unico protagonista, Archie Ferguson, e quattro possibilità di vita di questo protagonista indagate dall'autore. Perché è forte il tema dell'identità? Perché nonostante in queste quattro versioni della stessa vita ci siano a volte delle cose che si somigliano, a volte delle differenze minime, a volte anche delle differenze molto grandi, Archie Ferguson resta lo stesso. È come se Paul Auster ci dicesse che l'identità che noi costruiamo, che noi sicuramente troviamo anche grazie alle esperienze di vita, è comunque qualcosa di più profondo, che ha più a che fare col nostro modo di essere, col nostro sentire, che non con quello che semplicemente accade. È una sorta di libro contro, nonostante sia un libro strutturato alla sliding doors, è come se ci dicesse: guardate che non è vero che il caso influisce così tanto sulla nostra vita, o meglio, se anche influisce sulla vita così come viene letta dagli altri o da semplici avvenimenti, non influisce poi così tanto su come siamo per davvero. Questo è un libro decisamente più scorrevole, è un libro di narrativa assolutamente, molto più facile da leggere rispetto a Trilogia di New York, anche se si sente che è scritto dallo stesso autore. Anche qui abbiamo tanta New York, qui abbiamo tanta storia d'America su cui Paul Auster si sofferma moltissimo, specialmente in una delle tre vite di Archie Ferguson, ma abbiamo anche tantissime citazioni letterarie, tantissime citazioni di altri libri, di cultura in generale, di cinema. È un libro veramente caleidoscopico, molto stratificato. Come al solito, a tantissimi è piaciuto, a tanti no, ma vabbè, è il destino dei grandi, secondo me. Per parlare di grandi, come non citare Philip Roth, un autore di cui vi parlo pochissimo, semplicemente perché ho letto pochissimo, ma è arrivato, ma dopo ve lo spiego, il momento di colmare delle lacune, perché io mi sento chiamata da Philip Roth come non mai prima d'ora. Allora, io che cosa ho letto di Philip Roth? Ho letto tantissimi anni fa Ho sposato un comunista che non possiedo perché mi era stato prestato. E poi, sempre in quel periodo, avevo letto Il complotto contro l'America, che però ho riletto nel 2020. Come vedete, ce l'ho in edizione Super Corallo, che è quella in cui era uscito, quando è uscito, insomma, però ripeto, anche qui lo trovate in economica. Complotto contro l'America. Allora, di Ho sposato un comunista non vi dico niente perché non me lo ricordo più, dovrei rileggerlo. Questa è un'ucronia. Philip Roth immagina che le elezioni negli Stati Uniti, quelle precedenti all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, siano state vinte da Lindbergh, il famoso aviatore che aveva simpatie fasciste e naziste. Roth qui indaga la vita di una famiglia ebrea, e di quello che sarebbe accaduto probabilmente negli Stati Uniti se diciamo, la politica statunitense fosse stata più vicina alla politica dell'asse che non a quella degli alleati. Ovviamente in questo caso gli Stati Uniti non entrano in guerra e ci saranno delle leggi, delle normative molto più vicine a quelle del nazismo rispetto a quello che è accaduto per davvero. In realtà, la forza di questo libro sta nei personaggi, sta nella storia di questa famiglia, in personaggi assolutamente memorabili che ti entrano dentro e qui si riconosce uno scrittore dal grande potere. Roth, secondo me, è uno scrittore potente che è capace di portarti dove vuole lui ed è uno, secondo me, dei motivi per cui a tanti non piace. Ha una forza manipolatrice quasi sul lettore che parla, secondo me, in realtà di una grande
capacità artistica, a mio avviso. Per parlare di scrittori potenti, come non citare Franzen e il suo Le Correzioni? Allora, questa è una lettura da cui sono uscita da pochissimo, l'ho finito da pochi giorni, il 17 febbraio, e ve ne parlerò meglio sicuramente nel video sulle letture di febbraio. Franz su di me ha avuto un potere incredibile, è riuscito a completamente a catturarmi, a ipnotizzarmi, ha esercitato un potere magnetico, questa lettura su di me, mi ha profondamente, profondamente scossa, non tanto per la trama, per il racconto, quanto proprio per la prosa magnifica e capace davvero di scuotere nel profondo. Ci sono dei momenti nella vita in cui ho bisogno di scrittori cattivi, di quelli che su di me operino una specie di magia dal punto di vista intellettuale, e non poteva esserci momento migliore per me che leggere un libro del genere. Sapete che sto vivendo un periodo piuttosto stressante, io non ricerco quasi mai, quando sono in questi momenti, delle letture comfort o delle letture di semplice intrattenimento, perché non sarebbero sufficienti a portarmi via dalla mia vita per davvero. Io non ho bisogno di distrarmi o di essere coccolata. Ho bisogno di una potenza intellettuale fortissima, ho bisogno di usare molto il cervello. E Franzen è un autore che fa questo assolutamente. Lui ha la capacità di scrivere realismo iperbolico. Qualcuno forse, mi pare, l'ha annoverato tra gli scrittori che scrivono realismo isterico. In che senso? Allora, lui riesce a raccontare episodi di vita, ricordi di vita dei personaggi di questa famiglia esagerati. Racconta cose assurde, veramente iperboliche, ma non inverosimili, in ogni caso forti, a volte disgustose, a volte potenti, troppo potenti, episodi che però riguardano la vita reale, la vita di tutti noi. Quello che ci dice Franzen in questo libro è che questa famiglia non è disfunzionale in senso psichiatrico, come noi consideriamo le famiglie disfunzionali. Non accadono enormità a livello di avvenimenti a questa famiglia, ma ci dice che tutta quell'isteria, quell'ossessività, quel conflitto è presente nella vita di tutti. A me questo fa impazzire, fa impazzire. Questo libro è visto, è corale sicuramente, noi leggiamo i punti di vista di tutti i familiari, quindi i due genitori Lambert, Alfred e Enid, e i tre figli, Denise, Gary e Chip. E viviamo con loro, empatizziamo con loro nonostante tutte le loro enormi magagne, i loro grandi conflitti, le loro grandi impotenze. Non riusciamo a non comprenderli sempre. Quando leggiamo di Chip e viene citato Gary, ti sembra di dover odiare Gary. Poi leggiamo invece dal punto di vista di Gary e capiamo perché Gary è così. Stessa cosa per quanto riguarda Alfred, il padre. In certe righe veramente odiamo la sua prepotenza, la sua autorità, autorevolezza in famiglia, la mancata comprensione nei confronti della moglie. Cioè riconosciamo tutte le sue grandi mancanze, eppure poi lo vediamo invecchiare. Ci sono delle pagine sulla vecchiaia potentissime qui dentro. Franz riesce a tenere diciamo, un tono tragico, tragicomico, isterico, ossessivo, brillante, vivace per quasi tutta la narrazione, ma ci sono delle pagine profondamente drammatiche, commoventi, penetranti. È un libro questo che ti sconvolge dal profondo, è bellissimo, bellissimo.
Restiamo su scrittori americani. Vi cito velocemente questo libro di Michael Frank, I formidabili Frank, di cui si è parlato abbastanza, appena uscito il libro, poco dopo l'uscita, però poi è andato un po' nel dimenticatoio, mi sembra, forse perché, anche perché non c'è stato altro dopo questo di Frank, o forse un libro, ma è passato abbastanza sotto silenzio. Il formidabile Frank è un memoir di fatto, è un pezzo di autobiografia dell'autore che racconta della sua straordinaria famiglia. La sua famiglia è particolare perché un fratello e una sorella si sono sposati con un fratello e una sorella. Quindi già di partenza i legami di sangue così stretti rendono i legami appunto tra questa famiglia già di per sé piuttosto particolari. Sono indagati soprattutto i due zii di Michael, che erano sceneggiatori nella vecchia Hollywood degli anni 50, quindi abbiamo queste atmosfere molto suggestive di quando Michael è bambino. Abbiamo sicuramente il racconto della formazione di Michael e del rapporto incredibile, soprattutto con la zia, personaggio decisamente straordinario sotto tutti i punti di vista, molto invadente, molto determinato, dalla personalità sicuramente come minimo sfaccettata, se non problematica e che crea problemi. Anche qui abbiamo pagine veramente meravigliose dal punto di vista dell'atmosfera, della crescita di questo ragazzino, ma abbiamo anche pagine estremamente drammatiche che in un certo senso anche qui parlano di disfunzionalità familiare. Uscendo completamente dal discorso famiglie, e formazione, no, formazione no, invece non è vero. Cambiamo completamente comunque tono e parliamo di un autore di cui secondo me si parla troppo poco e secondo me se ne parla solo come autore di intrattenimento. Io non credo che si possa ridurre Joe Lansdale a letteratura di intrattenimento, assolutamente. Allora, questo lo vedete, il mio preferito in fondo alla palude, edito Fanucci, ma esiste edito Einaudi ET, quindi lo potete acquistare con i saldi in questo momento. Questo per me è un libro bellissimo. Allora, Lansdale è venduto più che altro come autore di thriller o di libri un po' pazzi, tipo quello di cui vi parlerò dopo, ovvero la trilogia del Drive-In. Lansdale utilizza sia te tematiche un po' al limite, utilizza lo shock per catturare l'attenzione del lettore su temi in realtà a cui lui tiene tantissimo. Allora, questo è un libro stupendo anche da leggere nell'ottica del Black History Month. Perché? Perché uno dei temi su cui spessissimo Lansdale si focalizza è quello del razzismo e dell'America razzista, soprattutto degli stati del sud degli Stati Uniti. Questo libro è ambientato durante la Grande Depressione negli anni 30 e si parte dalla vicenda di un bambino, un dodicenne, che trova un cadavere di una donna in Texas. Lansdale è texano e critica sprombattuto, anche non troppo velatamente, i suoi connazionali ogni 3x2, specialmente su questo tipo di temi. Diciamo, questo bambino trova questo cadavere e da un certo punto di vista comincia un'indagine. La trama thriller c'è, anche se non è assolutamente, tiene anche rispetto al finale, ma non è affatto preponderante. Quello che ci va a descrivere Lansdale in questo libro è un'America desolata, è un'America in gravissima crisi economica e con delle disparità sociali, soprattutto tra bianchi e neri, che sono allucinanti. Ci sono pagine durissime da leggere, anche estremamente violente. Si parla anche del Ku Klux Klan, di un razzismo feroce,
e del fatto che questo ragazzino fa coincidere la sua formazione con uno, la presa di coscienza che gli adulti non sono necessariamente buoni, non sono necessariamente dalla parte della ragione e ingannano e possono ingannare. Due, dalla presa di coscienza del razzismo, dalla conoscenza vera del razzismo. È un libro bellissimo. La prosa di Lansdale è assolutamente fluida, ma vivacissima. Spesso utilizza un linguaggio anche abbastanza crudo, a volte popolare, ma molto ben miscelato all'interno della sua narrazione. Con trilogia, del drive-in, con la trilogia del drive-in, invece, Lansdale si scaglia contro il consumismo, contro la cultura più bassa, che hanno prodotto gli Stati Uniti. È una trilogia assolutamente folle. Io ho letto anni fa solo il primo romanzo della trilogia, ma voglio assolutamente rileggerlo, andando poi avanti con gli altri tre. È assurdo, folle. È un romanzo che strizza l'occhio ai B-movies dell'orrore degli anni 80, è infarcito di cultura pop statunitense e attraverso l'utilizzo di questi stilemi la stigmatizza completamente, stigmatizza la società americana. Lansdale per me è geniale, io l'ho anche sentito parlare al Festival della Letteratura di Mantova ed è un autore veramente molto intelligente. Uscendo per ora e parlando ancora di libri che ho letto dalla letteratura americana, non posso non consigliarvi assolutamente, se non l'avete ancora letto, di acquistare, approfittandone ora, Trilogia della città di Kappa di Agota Christoph. Allora, non vi parlo di questo libro perché è impossibile parlare di questo libro. Questo libro è un'esperienza e credo che sia un'esperienza totalizzante e direi diversa per ogni singolo lettore che legge questo romanzo. Si parte dalla vicenda di due gemelli che vengono lasciati dalla madre alla nonna durante una guerra in un luogo non meglio specificato. Noi possiamo capire, anche se non è mai citata, che si tratti della Seconda Guerra Mondiale e che siamo in un paese dell'est. Questi due bambini vengono lasciati a questa nonna, descritta come una strega delle fiabe, perché si salvino dai bombardamenti della guerra. Da lì inizia un delirio. È vero che questa è una trilogia, ma va letta tutta insieme. Questi tre capitoli sono assolutamente interconnessi, ma anche qui sono interconnessi da un punto di vista più ideale, simbolico, tematico che non da altro, anche se ci sono anche incastri di trama e rivolgimenti di trama. Qui il potere dell'autrice, quel potere di cui vi parlavo prima, è totale, cioè vi porta veramente a pensare una cosa e a farvela e a negarvela al libro dopo e avere una conclusione ancora più sconvolgente. Lo so che non si capisce niente, mai di quando si parla di questo libro va semplicemente letto. Ha una prosa asciutta, secchissima, netta, ficcante e quasi sinistra, molto affascinante. Andiamo a uno scrittore invece belga, se non mi sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, ma nato nei Paesi Bassi. Allora, parliamo di Michel Faber e parliamo del petalo cremisi e il bianco. Qui siamo di fronte a nessunissima innovazione stilistica. Assolutamente un romanzo diverso rispetto a quello di cui vi ho parlato prima, ma ciò non toglie che ci sia un enorme studio dell'autore dietro la scrittura di questo libro. Ci ha messo 10 anni l'autore a scrivere questo libro, e non perché è lungo, ma perché ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca dal punto di vista storico, perché si tratta di un romanzo storico, ma soprattutto linguistico e di stile. Questo è a tutti gli effetti paragonabile a un romanzo vittoriano. Si sente il sapore qui dentro di tantissimi autori vittoriani e anche lo stile, la modalità, la prosa dell'autore va a ricalcare in qualche modo quegli stilemi classici. C'è però una grande innovazione, specialmente per quanto riguarda il focus della trama e anche un certo linguaggio che viene usato dall'autore.
protagonista di questo libro è una prostituta sugar. Siamo in una Londra assolutamente dickensiana e tutto il focus è su di lei. Le donne, anche le protagoniste dei romanzi vittoriani, sono sempre comunque, almeno nella maggioranza dei casi, complementari a un altro protagonista maschile o comunque funzionano nell'incastro della storia e generalmente della trama, intendo, e generalmente ricoprono dei ruoli, che siano ruoli negativi o ruoli positivi, ma sono ruoli che rimandano alla moralità vittoriana in linea generale, poi ci sono moltissime eccezioni in realtà. Qui invece abbiamo una protagonista assolutamente grigia, perché è una donna dalla dubbia moralità, sicuramente dalle abitudini di vita, con una professione decisamente condannabile per l'epoca vittoriana, ma che qui viene indagata a 360 gradi, come non accade nella letteratura vittoriana di solito. Viene indagata con un focus psicologico che è assolutamente moderno, ma con uno stile decisamente vittoriano. Ci sono anche le ambientazioni, le descrizioni dei vestiti, degli abiti, delle abitudini, anche momenti di trama che ricordano, sono proprio omaggi alla letteratura classica vittoriana, ma ripeto, tutto inserito in una mentalità che è decisamente moderna. Restiamo in Inghilterra, ma andiamo su un autore contemporaneo. Io di Ian McEwan ho letto purtroppo per ora solo Cecil Beach. Ve ne ho parlato come uno dei libri più belli che ho letto nel 2021, nonostante sia brevissimo e nonostante la storia di per sé possa far pensare a un libro come tanti. Cioè, voglio dire, qui si parla semplicemente di due giovani, un uomo e una donna appena sposati, che devono consumare la loro prima notte di nozze e che avranno grandissimi problemi, specialmente per il rapporto con la sessualità che ha la ragazza, ma non solo. In queste brevissime pagine, Ian McEwan riesce a indagare non solo la psicologia dei personaggi, ma anche la loro storia familiare e anche il periodo storico, che sono gli anni 60 in Inghilterra, che è un periodo vicino alla grande rivoluzione sessuale, ma che vede persone, personaggi non ancora pronti. È grandioso questo libro, scritto con uno stile fantastico, meraviglioso, una prosa eccellente. Ovviamente voglio leggere tantissimo altro di suo, ho ancora da leggere a casa Espiazione e Miele. So che tantissimi di voi conoscono benissimo questo autore, quindi non posso che riconsigliarvelo di nuovo. Ultimo autore, no, anzi, ne ho ancora tre, diciamo, di quelli che ho già letto, ma questo è l'ultimo di narrativa. Non so se vi ho mai citato sul canale questo autore, che io ho amato moltissimo in passato, poi l'ho un po' perso di vista, ma voglio assolutamente riprenderlo in mano. E parliamo del grandioso Mario Vargas Llosa. In questo caso ho Avventure della ragazza cattiva. Mario Vargas Llosa è autore famosissimo, importantissimo nella letteratura sudamericana, con una grandissima, grandissima personalità. Non ha nulla a che vedere con autori del realismo magico, con quel tipo di atmosfere. È un autore che mi verrebbe più da paragonare a Philip Roth per quanto riguarda la letteratura statunitense che non a Marquez, tanto per dire. Questo libro è bellissimo, parla fondamentalmente dell'ossessione di un ragazzo per una donna che lo farà girare per tutto il mondo. È un libro che tratta di un'ossessione. La scrittura di Vargas Llosa è una scrittura ricchissima, direi quasi opulenta, eppure affascinante, catturante, meravigliosa. Non è questo il libro più bello che ho letto suo, anche qui purtroppo non ce l'ho perché mi era stato prestato, ma cioè, sopra ogni cosa, Conversazione nella cattedrale. Conversazione nella cattedrale è un libro che vi farà sentire idioti per almeno 100 pagine, perché io le prime 100 pagine di quel libro non ho capito un accidente, però ho capito dopo e sono andata a ricostruire. Quindi è un libro decisamente sfidante,
ma che ne vale assolutamente la pena. Il tutto prende avvio con la storia di un uomo che esce di casa per varie ragioni e incontra l'ex autista della sua famiglia d'origine, che era una famiglia di Lima. Parliamo quindi della storia di Lima e del Perù anche, molto in vista, molto ricca. L'incontro tra questi due personaggi fa sì che loro poi si siedano in un bar, La Catedral, che è il nome di questo bar, e iniziano a conversare. Non vi voglio dire niente, però non spaventatevi se all'inizio parte un dialogo in cui veramente si capisce pochissimo. A parte il fatto che i due protagonisti, mentre parlano, danno per scontate delle cose che loro sanno, ma che voi lettori non sapete ovviamente, ma che andrete a capire dopo. Ma poi ci sono anche all'interno del dialogo dei salti temporali non dichiarati, quindi è davvero difficile leggere quelle prime 100 pagine. Il tutto poi si risolve man mano che leggete perché andate a mettere insieme i pezzi, anche se tutto l'andamento del racconto è quello, non è tutto in forma diretta, solo le prime pagine sono in forma diretta. Comunque è tutto come se fosse un fluire di una vera conversazione, dove poi comunque entrate e andate a ricostruire la storia di questa famiglia. Quindi è un romanzo decisamente familiare, con tutte le caratteristiche del romanzo familiare, ma è un romanzo che affonda nella storia di un popolo. È bellissimo, credetemi, è bellissimo. Allora, due libri che invece vi consiglio. Uno di non fiction, uno non lo so. Quello di non fiction è, ve ne ho parlato tantissimo, questo di Kate Summers, che è Omicidio a Rude Hill House. Allora, di suo in Italia è pubblicato anche Il ragazzo cattivo e Mrs. Robinson, che però sono ancora come super coralli. Solo questo, mi pare, lo trovate già in edizione economica. Vi ho parlato moltissimo di questa autrice. Si tratta di una storica della letteratura, diciamo, non solo storica storica, che in questo libro ha fatto un lavoro meraviglioso e se avete vagamente i miei gusti non potete non leggerlo. Si occupa del racconto di un fatto di cronaca avvenuto in epoca vittoriana in Inghilterra, per cui in una famiglia muore un bambino, una bambina, un bambino mi pare, vabbè, cambia poco, un bambino quasi in fasce. Durante una notte in cui presenti nella villa in cui abita la famiglia ci sono i familiari, quindi altri due fratelli, i genitori e tutta la servitù. Il colpevole di questo omicidio efferato e terribile non può che essere uno dei personaggi presenti in casa. Sembra l'inizio di un giallo di Agatha Christie e non è affatto un caso. Allora, attraverso la ricostruzione di questi eventi, Kate Summers, che in maniera estremamente dettagliata ma anche molto avvincente, sembra di leggere un romanzo, ci racconta la nascita dell'investigazione moderna, così come noi la conosciamo oggi. È proprio il periodo in cui a Londra nasce una nuova sezione della polizia in borghese che si occupa dell'investigazione. Moderna nel senso che è fatta anche di interrogatori, quindi è fatta anche di reazioni dei personaggi. Ovviamente non esistevano le conoscenze scientifiche che abbiamo oggi, quindi non possiamo parlare di mamma mia, di impronte digitali, di DNA, nulla di tutto ciò. Le indagini si svolgono come quelle di Sherlock Holmes, come quelle di Agatha Christie, come quelle che leggiamo in Wilkie Collins. Perché vi dico questo? Perché Kate Summers, che oltre a farvi questa disamina proprio del cambiamento delle investigazioni, collega questo evento alla nascita di tutta una letteratura da lì in poi, che prima non esisteva in Inghilterra, ovvero, allora, innanzitutto il commissario, rovina di un detective, il detective, quello vero di questa storia, è stato ispirazione, fonte di ispirazione per il detective di La pietra di luna di Wilkie Collins, non solo, ma questi eventi accadono poco prima che Dickens scriva il suo ultimo romanzo rimasto incompiuto, ovvero Il mistero di Edwin Drood. Nel mistero di Edwin Drood è riportata pari pari una parte di questa storia che
che Dickens aveva letto dai giornali. L'influenza di questa vicenda sulla letteratura poi anche del Novecento, quindi parliamo di Conan Doyle, parliamo di Agatha Christie, è incredibile, ma ha avuto influenza proprio anche dal punto di vista mediatico, perché è la prima volta che c'è stata un'attenzione mediatica moderna a questa vicenda. Questa influenza ha influenzato addirittura Edgar Allan Poe. Insomma, questo libro è fonte di godimento puro per chi è appassionato a questi temi. Abbiamo appena citato Charles Dickens e il mistero di Edwin Drood, e io non posso che consigliarvi ma tantissimo la lettura di questo libro di Fratello e Lucentini, La verità sul caso di... Io non so come classificare a livello di genere questo libro. Allora, Charles Dickens ha lasciato un romanzo incompiuto, erano usciti 6 fascicoli quando lui morì, ed era il primo romanzo con un mistero, con forse un omicidio, sicuramente una scomparsa, e ovviamente nessuno sa come Dickens volesse far finire questo romanzo. Che cosa fanno Fruttero Lucentini? Loro riportano un fascicolo vero di Edwin Drood, qui dentro c'è tutto quello che è uscito di Edwin Drood, quindi voi leggete l'opera di Dickens qua dentro, lo vedete piccolino semplicemente perché è scritto minuscolo, adesso ovviamente è stato riedito, ci sono più pagine. Allora, voi leggete un capitolo di Dickens e un altro capitolo scritto da Fruttero Lucentini, un capitolo di Dickens e uno di Fruttero Lucentini e così via. Ma nel capitolo di Fruttero Lucentini cos'è che si fa? Questi due geni tra gli intellettuali italiani più grandi che abbiamo mai avuto, intellettuali traduttori enormi, hanno finto di convocare a Roma, in un albergo a Roma, i più grandi investigatori della letteratura mondiale. Quindi abbiamo da Poirot a Sherlock Holmes per parlare dei più famosi, ma abbiamo anche il commissario di polizia di Delitto e Castigo. Ne abbiamo tantissimi di nomi qui, di personaggi che almeno 30 tra gli investigatori più famosi della storia di questo tipo di letteratura, ma anche del noir. Quindi che cosa immaginano loro? Immaginano che questi investigatori chiamati a raccolta ascoltino un capitolo di Edwin Drood che noi leggiamo, e poi discutano tra loro per scoprire come Edwin Drood doveva terminare. Che cosa ne esce? Esce un libro, nella parte scritta da Fruttero Lucentini, di critica letteraria a tutti gli effetti, ma carico di curiosità, ironia, vivacità, invenzione. Cioè, noi abbiamo non solo la critica letteraria su Edwin Drood, ma in realtà in maniera molto più ampia anche su tutto il lavoro di Dickens, ma anche critica letteraria sugli investigatori e su coloro che hanno scritto di questi investigatori. È meraviglioso questo libro, è meraviglioso, veramente un unicum nella storia della letteratura, secondo me, da recuperare assolutamente. Ora vi faccio vedere che cosa ho in casa di Einaudi che voglio leggere. Non sono gli unici che non ho ancora letto tra quelli che ho, però diciamo sono quelli che hanno la priorità. Per quanto riguarda i classici, Grandi Speranze di Charles Dickens, ve l'ho detto, lo leggerò in estate con il gruppo di Claudia Lise, il gruppo di lettura di Claudia Lise Legge, Lise Viaggia. E non ho niente da dire in merito. Poi di H.G. Wells, La macchina del tempo. Anche questo è un caso invece di nuova traduzione di Einaudi. Questa è una traduzione di Michele Mari. Ho voglissima di leggere anche questo libro. Per quanto riguarda invece classici italiani, ho qui da leggere. Allora, il primo che voglio andare a recuperare tra questi è Il lessico familiare di Natalia Ginzburg. Ovviamente io ve li mostro così, ma sono tutti in sconto. Poi assolutamente voglio leggere quanto prima di Primo Levi Il sistema periodico, che è una raccolta di racconti. Io non vado d'accordissimo con le raccolte di racconti, ma ho sentito parlare benissimo di questa raccolta di racconti, e la penna di Primo Levi è eccezionale a mio avviso. E poi ho La luna al falò di Cesare Pavese, grande recuperone che però voglio affrontare quando mi sento in vena di farlo, perché non so, a me Cesare Pavese un pochino impaurisce. Di
ditemi voi cosa ne pensate, fatemi sapere. Allora, poi ho degli autori americani, ovviamente. John Fante con la Confraternita dell'Uva, anche questo è vecchio, ma esiste in una nuova edizione. Mi ispira tantissimo. John Fante si occupa della vita degli immigrati italiani negli Stati Uniti, sia di prima che di seconda generazione. Di suo ho già letto Aspetta Primavera Bandini e Chiedi alla Polvere. Questo ce l'ho tra l'altro nella sfida di lettura Leggiamo quest'anno, quindi lo voglio leggere assolutamente. Poi vi mostro questo che è di Tu Bonpiani perché è vecchissimo, è di mio marito, non so di quanti miliardi di anni fa, ma American Psycho di Bret Easton Ellis. È edito e tra gli sconti e Einaudi, tra l'altro con una copertina meravigliosa. Questo è un mastodonte tra gli autori americani, un libro crudissimo, sicuramente non facilissimo da leggere per tematiche soprattutto, ma anche per lo stile che è un po' particolare. Ma anche questo ce l'ho in sfida quest'anno, lo voglio assolutamente leggere. Sappiate che è ora edito Einaudi. Poi questo è il mio premio. Allora, l'anno scorso avevo deciso a luglio, perché sapevo che avrei terminato delle cose un po' importanti e volevo proprio il libro premio, quello che ti sarà sul divano, oppure stai all'aperto e lo leggi senza difficoltà, il libro viaggio. L'anno scorso mi ero lasciata Shantaram. Quest'anno, in giugno, perché so che sarà il momento giusto per varie ragioni, con lo stesso spirito mi voglio leggere di L'Herrick Mainmartry, Lonesome Dove, famosissimo libro western che mi farà viaggiare e non vedo l'ora di farmi trasportare da questa meraviglia. E poi, sempre in edizione vecchissima, ma vi ripeto, ci sono edizioni nuove, Memorie di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir. Ecco, questi sono i primi Einaudi che voglio andare a recuperare il prima possibile, che ho già in casa. Che cosa ho comprato io con questi sconti? Per ora, e dico per ora, ho preso tre libri. Allora, sabato voi vedrete un book haul che io ho già registrato. In quel book haul vi mostravo solo di Jonathan Franzen, Libertà, perché quando ho girato il video avevo comprato solo questo. Poi un paio di giorni dopo l'ho girato, già 3 o 4 giorni fa, quel video. Sono uscita con mio marito e abbiamo preso altri due libri, uno l'ha preso lui e uno l'ho preso io. Quindi ecco, sabato vedrete solo questo, ma semplicemente perché ho registrato il video prima. Ve l'ho detto che Franzen mi ha catturata completamente. Quindi Libertà è il libro che segue le correzioni. Per una volta voglio provare a leggere un autore in ordine cronologico, anche se sono partita male perché le correzioni non è il suo primo libro. Mi pare che ce ne siano due precedenti alle correzioni, che però le correzioni è il libro che ha dato la popolarità mondiale e il riconoscimento mondiale a Jonathan Franzen. Quindi diciamo che mi sento di far giusto a essere partita da lì, poi probabilmente andrò a recuperare anche i precedenti. Quindi Libertà segue le correzioni, anche qui si tratta di una storia familiare, però con un substrato sociale e culturale un pochino diverso. Non vedo l'ora di buttarmi in questo libro. Poi abbiamo Purity, che non è una storia familiare, e poi alla fine Crossroads, che quando arriverò a leggere spero sia già diventato. Sia già in edizione economica. E poi con mio marito, prima vi faccio vedere che cosa ha scelto di prendere lui, di Jeff Van Der Meer, Trilogia dell'Area X. Questa è una trilogia, erano usciti all'inizio i tre libri separati nei super coralli, cioè Annientamento, Autorità e Accettazione. Adesso è molto bello, a 18 euro a prezzo pieno, averli tutti e tre insieme. Si tratta di una trilogia di fantascienza. Adesso vi leggo cosa c'è scritto qui dietro. L'area X è un territorio in costante espansione dove un fenomeno sconosciuto altera le leggi della fisica, trasforma gli animali e le piante e manipola lo scorrere del tempo. La Southern Reach è l'agenzia governativa che deve esplorarla e nasconderla all'opinione pubblica. Ma chi è o cosa ha generato l'area X e qual è il vero scopo della Southern Reach? Allora, Jeff Van Der Meer è autore di racconti e romanzi con cui ha vinto il BSFA Award, il World Fantasy Award, il Nebula Award e con cui è stato finalista all'Hugo Award. Oltre alla trilogia, ha
pubblicato anche Bourne. Allora, io ho sentito parlare di questa trilogia un po' così così, nel senso che generalmente ho sentito tutti d'accordo nel definire Annientamento, cioè il primo libro, molto bello. Il secondo un po' noioso, il terzo c'è chi proprio non l'ha letto dopo aver letto il secondo. A mio marito è interessato molto e sono contenta che l'abbia preso perché prima o poi lo voglio leggere anch'io. Se l'avete letto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. E poi ve l'ho detto che è venuto il momento di rotte. Io non so cosa mi sia successo perché Franzen mi abbia fatto venire voglia di rotte. Non lo capisco. Credo non che ci sia nessuna somiglianza tra i due autori, ma che ci sia in entrambi quella potenza di scrittura, quella forza, quella voglia di essere tirata per i capelli che io sento di cui sento in questo momento il bisogno. Philip Roth è un autore che mi ha sempre incuriosita, ve l'ho detto, ho letto questi due libri, ma come se ne avessi letto uno, però non mi ero ancora sentita quella spinta forte e attrattiva nei suoi confronti, nonostante chiunque io segua e che stimo lo ami moltissimo. Però ho fatto una scelta un po' particolare, ovvero non ho preso né Pastorale Americana né La macchia umana, perché mi sembra di averli già letti, nel senso che ne ho sentito talmente tanto parlare che avevo voglia di qualcosa di completamente altro da questi due libri che sicuramente andrò a recuperare più avanti. E ho deciso di buttarmi sul rot all'ennesima potenza con Il teatro di Sabbat. Questo è un libro che chi non ama Roth odia profondamente perché ci sono tutti i temi, tutte le modalità e tutte le caratteristiche del personaggio principale che odiano i detrattori di Roth. Cioè, io volevo questo Roth alla N, lo desideravo ardentemente. In questo senso vi dico, conta poco il discorso da dove cominciare per conoscere un autore. So che Pastorale Americana, ad esempio, è il Roth più edibile che esista. Va bene iniziare da lì? Magari sì, proprio perché è edibile, ma magari no, proprio perché è edibile. Quindi non lo so, io è tanto che sono attratta da questo libro, adesso vi leggo qui dietro e ho deciso di buttarmi su questo. Allora, innanzitutto, straordinario questo romanzo di Roth, è stupefacente, sferzante, uno dei capolavori narrativi più insoliti che mi sia capitato di leggere, dice James Wood. Allora, un tempo burattinaio scandalosamente creativo, a 64 anni, Mikey Sabbath conserva il suo sprezzante antagonismo e la sua sfrenata libidine. Ma dopo la morte della sua amante di vecchia data, uno spirito libero in fatto di erotismo, la cui audacia nell'adulterio supera perfino quella dello stesso Sabbath, si imbarca in un viaggio turbolento nel proprio passato, nudo e dolente, perseguitato dai fantasmi di coloro che più l'hanno amato e odiato, ordirà una sequela di disastri farseschi che lo condurranno sull'orlo della follia e dell'estinzione. A me ispira in maniera assurda. Comunque sappiate che di Roth einaudi a tutto, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. In ultimo, che cosa vorrei comprare ancora? Mi piacerebbe comprare Le Nemesi, il libro che raccoglie i quattro romanzi più brevi di Roth, giusto per avere da centellinarmeli nel corso dei mesi, sicuramente. Poi un grande autore americano che mi manca e che vorrei assolutamente recuperare è McCarthy, ma devo dire Cormac McCarthy, che vorrei cominciare dalla trilogia della pianura, che è un western, ma a questo punto credo di non approfittarne in questi sconti perché voglio prima leggere Lonesome Dove, visto che ho già un libro di questo genere, anche se credo che le atmosfere siano abbastanza diverse. Però ecco, Cormac McCarthy mi ispira moltissimo. Un altro autore che mi manca completamente è Ishiguro, non ho mai letto niente di Ishiguro. Mi piacerebbe ad esempio Quel che resta del giorno, soprattutto mi piacerebbe leggere La porta di Magda Zabo, mi piacerebbe di Elsa Morante, soprattutto Menzogna e Sortilegio, ma sono tantissimi i libri che mi piacerebbe leggere. Di tantissimi autori, la novella degli scacchi di Stefan Zweig,
Bah, è inutile anche che vi faccia l'elenco. Diciamo che è molto probabile che durante questi sconti io compri, se lo trovo, appunto la raccolta di quei quattro romanzi brevi di Roth, e probabilmente potrei acquistare la novella degli scacchi di Zweig per ora e quel che resta del giorno di Shiguro. Può essere, perché tanto è inutile che compri tutto subito, perché non leggerò mai tutto subito, però ecco, diciamo che queste sono le mie priorità. Con questo mi sembra proprio di avervi detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Io vi mando un grande abbraccio, un grande bacio e alla prossima se vi va. Ciao!